C'era una volta, in una terra molto lontana ad est, un falegname chiamato Ali Baba. Viveva una povera ed umile vita insieme a sua moglie. Ali Baba stava andando nella foresta a raccogliere la legna che poi avrebbe venduto in città per procurarsi da vivere. Quel giorno, mentre raccoglieva la legna, improvvisamente vide un gruppo di cavalieri venire verso di lui. E non sembravano amichevoli. Devono essere i ladri, è meglio che mi nasconda subito. Ali Baba nascose il suo asino dietro i cespugli e si arrampicò su un albero. Gli uomini arrivarono e si fermarono proprio sotto l'albero. Ali Baba contò esattamente 40 di loro. Gli uomini presero dei bagagli pesanti dai loro cavalli. Ali Baba capì che questi uomini erano i ladri. Il capo dei ladri andò verso una grossa roccia e cominciò a urlare. Apriti, Sesamo, apriti! Improvvisamente accadde qualcosa di inaspettato. La grossa roccia scivolò e si aprì come fosse un cancello e apparve una grotta. I ladri entrarono uno per uno portando i sacchi pesanti. Quando l'uomo entrò, il cancello si chiuse automaticamente. Ali Baba era senza parole. Dopo un breve periodo, la roccia si aprì di nuovo e i ladri uscirono. Alla fine, anche il loro capo uscì. Si voltò verso il cancello e disse: chiuditi, Sesamo, chiuditi! La grande roccia si chiuse immediatamente e i ladri saltarono sui loro cavalli e andarono via. Ali Baba scese dall'albero e andò dritto alla grossa roccia. Gridò le parole che aveva memorizzato. Apriti, Sesamo, apriti! Il cancello si aprì con un rumore forte. Ali Baba entrò senza esitazione. Rimase stupito da quello che vide. All'interno era pieno di tessuti d'oro, argento, preziosi diamanti e casse di tesori. Si guardò intorno, prese 3 sacchetti e se ne andò. Si voltò verso la roccia e ripeté quello che aveva sentito dire al capo dei ladri. Chiuditi, Sesamo, chiuditi! Mise tutte le borse sul suo asino e tornò a casa. Quando arrivò a casa, mostrò i sacchetti a sua moglie. Lei non poteva credere ai suoi occhi. Pensò che Ali Baba li avesse rubati. Dove hai trovato tutto questo oro? Ali Baba le spiegò tutto quello che era successo, il che la rese veramente felice e insieme aprirono i sacchetti. Wow, ma è fantastico! Vediamo quanto oro abbiamo. No, scaviamo un buco e seppelliamo l'oro. Perché non esci e scavi un buco? Io chiederò a tuo fratello una coppa per misurare. Il fratello di Ali Baba, Kasim, era un ricco mercante, ma era molto avido. Non aveva mai aiutato Ali Baba. Quindi avvertì sua moglie: non dire niente riguardo all'oro, nessuno lo deve sapere. La moglie andò a casa di Kasim e gli chiese una coppa per misurare. Sapendo che erano molto poveri, Kasim chiese subito: a cosa vi serve la coppa per misurare? Non avete soldi. La moglie subito inventò una bugia. Naturalmente Kasim non le credette per davvero. Segretamente mise un po' di miele sotto la coppa e la diede alla moglie di Ali Baba. Quando lei tornò a casa, cominciarono a misurare l'oro. E Ali Baba seppelliva l'oro contato nel buco.
Dopo aver seppellito tutto l'oro, sua moglie restituì la coppa per misurare. Ma non si accorse che dell'oro restava attaccato sotto la coppa. Quando Kasim la prese, guardò subito sotto. Quando vide l'oro, rimase scioccato. Mi chiedo dove Ali Baba abbia trovato quest'oro. Kasim non riuscì a dormire per tutta la notte. Quando fu mattina, si alzò e andò direttamente a casa di Ali Baba e mostrò l'oro che era attaccato sotto alla coppa. Ali Baba, pensavo che fossi povero. Dove hai trovato tutto quest'oro? Ali Baba gli disse tutto, ma gli fece promettere che non avrebbe detto niente a nessuno. Se non mi mostri dov'è questa grotta, dirò ai ladri che cosa hai fatto. Ma Kasim! Ali Baba sapeva che Kasim avrebbe fatto quello che diceva. Non avendo altre possibilità, andarono insieme alla grotta. La grotta è dietro questa roccia. Ora andiamo via da qui. I ladri potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Ali Baba e Kasim tornarono a casa, ma Kasim stava ancora pensando alla grotta. Prese subito due asini con lui e ci tornò. Quando arrivò davanti alla grotta, ripeté le parole che aveva imparato da Ali Baba. Apriti, sesamo! La grossa roccia improvvisamente cominciò a muoversi e la grotta si aprì. Kasim non poteva credere ai suoi occhi. Rimase senza parole vedendo l'interno. L'oro scintillante lo affascinò. In fretta, cominciò a riempire le borse che aveva portato con tutto l'oro che poteva. Quando non ebbe più spazio, tornò all'entrata. Ma la grotta era chiusa. E la cosa peggiore era che aveva dimenticato le parole per aprire il cancello. Così iniziò a inventare parole per cercare di aprire. Apriti porta, apriti roccia, apriti grano, apriti farro! Qualunque cosa dicesse, il cancello non si apriva. Cominciò ad andare nel panico. Cercò un'altra porta, ma senza successo. Dopo un breve periodo, i ladri tornarono alla grotta. Quando videro gli asini di Kasim, si insospettirono e sguainarono le loro spade. Apriti, sesamo, apriti! Quando il cancello si aprì, i ladri presero subito Kasim e lo punirono proprio lì. E poi... Così questo è il ladro che ha rubato il nostro oro. Quando la notte Kasim non tornò a casa, la moglie si preoccupò molto. Corse alla casa di Ali Baba e chiese aiuto. Anche Ali Baba era preoccupato per quello che poteva essere successo a Kasim. Così si recò alla grotta e vide gli asini in piedi davanti ai cancelli. Allora capì che suo fratello era entrato ed era stato ucciso dai ladri. Andò da sua moglie e le disse tutto. Insieme decisero di non dire nulla a nessuno. Dopo un po', Ali Baba e sua moglie cominciarono a vivere nella casa di Kasim. Si occuparono del loro affare e lo fecero crescere e crescere. Diventarono sempre più ricchi. Durante questo periodo, il capo dei ladri si rese conto che l'oro della grotta diminuiva ogni giorno. Così, ordinò a uno dei ladri di controllare se succedeva qualcosa di sospetto. Va in città e cerca qualcuno che si è arricchito di recente e ha iniziato a spendere un sacco di soldi. Mentre il ladro era in giro per il mercato, vide Ali Baba comprare direttamente con dell'oro nelle mani. Così lo seguì a casa. Quando Ali Baba entrò in casa, il ladro segnò la sua porta. Quando calò la sera, la moglie di Kasim uscì per mettere acqua fresca agli animali. E quando lo fece, vide i segni sulla porta. Si rese conto che non era nulla di buono. Quindi prese un secchio di vernice e segnò tutte le porte del quartiere. Presto fu mattina e i 40 ladri andarono a cercare la casa di Ali Baba.
Ma quando videro che tutte le porte erano state segnate allo stesso modo, non avevano scelta se non tornare indietro. Ma il loro capo era determinato. Si travestì e cominciò a camminare nel mercato. Alla fine trovò Alibaba e lo seguì a casa. Bussò alla porta. Alibaba rispose: «Sono venuto da molto lontano. Ho portato brocche piene di olio d'oliva. Ho sentito che sei il mercante più ricco della zona. Forse ti piacerebbe comprarle». Alibaba invitò il capo dei ladri a cena quella sera, pensando che fosse anche lui un mercante. Il ladro portò le 40 brocche di olio d'oliva a casa di Alibaba e Alibaba fece preparare ai suoi servi un bel tavolo da pranzo. Alibaba voleva ospitarlo a casa sua quella notte. Naturalmente il ladro accettò l'offerta. Quando Alibaba e il ladro erano seduti al tavolo, la saggia moglie di Kasim andò a controllare le brocche di olio d'oliva. Improvvisamente sentì alcuni rumori. «Dovremmo uscire?» «No, no, non è ancora il momento!» Quando scoprì che c'erano i ladri all'interno delle brocche invece dell'olio, capì che era tutto un inganno. Subito andò in cucina e fece bollire un po' d'olio. Poi tornò e versò l'olio bollente in ognuna delle brocche. Naturalmente, i ladri si bruciarono silenziosamente. A mezzanotte, quando tutti erano addormentati, il capo dei ladri si avvicinò alle brocche. «Potete uscire adesso!» Quando nessuno rispose, chiese ancora: «State dormendo?» Quando chiese ancora e non ricevette alcuna risposta, aprì una delle brocche. Fu terrorizzato da quello che vide. E sapendo che anche lui sarebbe stato preso, scappò e non tornò mai più. La mattina, la moglie di Kasim disse ad Alibaba tutto ciò che era accaduto. Ora sapevano che non dovevano più preoccuparsi dei ladri. E così, Alibaba e la sua famiglia vissero una vita felice e ricca.